Ecco. Lea, apri il microfono. No, Lea, devi aprire il microfono. Sì, l'ho aperto. A Sì, posto, l'ho sì. aperto. Voglio solo aggiungere brevissimamente un tassello a queste interessantissime analisi. E cioè, come dire, se noi passiamo dall'analisi oggettiva della situazione alla soggettività, no? Cioè, io penso sempre che sia importante mettere a confronto quello, come dire, che si dà come rilievo, no? Di dati, di realtà oggettiva e poi il vissuto personale rispetto proprio a quelle tematiche. Allora io pensavo cos'è stata, mentre ascoltavo, pensavo cos'è stata per me, intanto cos'è stata per me la città e anche riflettevo sul perché, come diceva Gisella Bassanini, le donne hanno preso parola poco, no? su questo tema. E solo perché, come dire, è sempre stato un terreno della sfera pubblica e quindi degli uomini, della cultura maschile, o c'è qualcosa, c'è anche una difficoltà delle donne proprio a uscire, no, da quello che è stato, come dire, una loro condizione secolare, se potremmo dire, no, di esclusione. Allora, per quanto riguarda il mio rapporto con la città, io sono uscita dalla provincia, da una famiglia contadina di provincia, un piccolissimo paese in fuga in seguito anche avvenimenti molto dolorosi. E per me la città è stata la libertà, come si dicevano nel Medioevo, la città è la libertà. Era la libertà per dire come è stato nei primi tempi in cui ero a Milano, non avevo neanche una casa, di dormire anche alla stazione, di muovermi per le vie che allora non mi davano il senso della insicurezza, anzi mi sentivo sicura. Perché pensavo qui i familiari, quelli che vorranno inseguirmi e riportarmi a casa, non mi trovano, no? In mezzo a queste vie, questi tram e così via. Quindi è stata per me la libertà. Allo stesso tempo è stata la felicità dell'anonimato, cioè vivere da solo e stare in un caseggiato dove a nessuno importa se non per. Non lo so, non importa, non ho mai visto un interesse particolare a capire perché vivevo da sola e così via. Quindi l'anonimato. E poi devo dire che quando negli anni, dopo il 68, gli anni 70, è cominciata l'idea, e cominciate altre forme di incontro, di socialità, allora per me sì, la città è stata però come costruire un paese, il nostro paese. Quello di questi gruppi, di questo movimento antiautoritario, costruire dentro la città i nostri luoghi, cioè appropriarci della città, ma per come dire, costruirci dei nostri luoghi. E così è stato per me. Per me oggi, per me per 50 anni dopo, la città è stata, non mi sono più preoccupata. Ecco, lo ammetto, non ho più pensato a che città volevo, quali erano i problemi, le difficoltà. Ho pensato solo a tenere fermi quei luoghi che avevamo costruito, cioè come dire, questi nuclei di questo comunitari dentro la città. Era l'università delle donne, erano di volta in volta le case delle donne, le sedi delle assemblee. Quindi io stessa devo ammettere, non ho avuto mai. No, un interesse, non mi sono mai posto il problema, ma che città vorrei, no? Ma che difficoltà c'è? Anche quando insegnavo, l'attraversavo, l'ho attraversato in lungo e in largo per tanti anni nei nebbioni per andare nei quartieri di periferia. Non era quello, non mi ponevo questo problema, mi ponevo di volta in volta il problema di quella comunità anche. Come dire, privilegiata che andavo costruendo. Così è stato con Afori, 15 anni, no? In un quartiere milanese, dove avevamo costruito, con i corsi 150 ore delle donne, da cui poi è nata la Libera Università, abbiamo costruito dei nuclei, no? Come dire, un paese nella città. Un paese nella città. E quindi sarebbe interessante anche nella discussione capire. Ognuna di noi, proprio dal punto di vista dei nostri vissuti, della nostra soggettività, delle nostre esperienze, come e perché, come è entrata la dimensione della città e come quella della casa. Io ho vissuto sempre da sola, quindi la casa
è sempre coincisa, due piccoli appartamenti in affitto, e sono coincisi con due esperienze di riviste, prima l'Erbavoglio, poi l'Apis. Ho avuto due case rivista. Ecco, e quindi non posso dire, ecco, tutto quello, ecco, diciamo, quello che avviene negli interni di famiglia, cioè molto complesso e così via, però, ripeto, teniamo conto anche della dimensione soggettiva, che spesso ci dà qualche elemento in più, no? Per capire perché poi le donne tentano un cambiamento della città, poi queste esperienze finiscono nel dimenticatoio, no? Per le donne stesse. Bisogna, io credo, bisogna tenere presente appunto di quanto noi abbiamo contribuito a mantenere lo status quo, no? Quanto questi modelli, insomma, quali modelli abbiamo interiorizzato, per cui poi abbiamo così poca spinta, no? A produrre dei cambiamenti significativi. Chiudo qua. Come funziona adesso? Facciamo, rispondiamo? Ci sono interventi, discussioni. Si vuole parlare, alzi pure la mano. Ecco, sì. Come facciamo alla Lude, insomma. Ecco, ho messo la galleria così. Potete alzare la mano per le reazioni o anche... C'è Marina, scusate, io ho oscurato, ma vi vedo e sento. C'è Marina che ha alzato la mano. Vai Marina. Marina Piazza. Apri il microfono. Ma due cose, perché purtroppo dopo devo andare, ma è stato interessantissimo. Ma riprendermi a quello che diceva Gisella, come dire, mi è venuto una specie di magone, proprio magone, perché effettivamente negli anni Ottanta noi, ma io in seconda linea, ma insomma molto dentro, come dire, no? Abbiamo lavorato moltissimo sui tempi e gli orari, tanto che c'è stata perfino, mi ricordo, una grande discussione tra i piani, il tipo di piani che proponeva Milano, il tipo di piani che proponeva Roma. Insomma, se adesso io guardo la mia piccola libreria, no, tanto piccola, ma insomma ne avrò 20 di libri sui tempi e gli orari, come dire, perché è stato un grandissimo... come dire, proprio eravamo dentro, perché c'era dentro proprio anche, come dire, se volete, adesso la faccio, non lo voglio fare lunga, ma insomma tutta questa cosa della doppia presenza di Aura Balbo, da cui siamo partite, insomma, no? E in cui ci domandavamo come si faceva a mettere insieme, come dire, adesso dico casa e città, ma insomma il lavoro di cura, il lavoro professionale, ma intendendo come lavoro non lavoro solo, anche lavoro naturalmente, perché la grande, come dire, sfida è stata quella di dire guardate che non è solo amore, cura, dedizione, ma è anche lavoro. Ma non era solo lavoro, era presenza, c'eravamo da una parte e dall'altra e dovevamo tentare di capire come si poteva reggere appunto questa doppia presenza. Quindi c'è stato un lavoro immenso, immenso, in tutto, mi ricordo anche a Torino, insomma, in tantissime città, come dire Bologna, eccetera. Dopodiché, è vero, è andato tutto perso in un certo senso. Mi domandavo, ma come mai è andato perso? Forse perché poi, dopo, come dire, eravamo, non lo so, mi sembra, come dire, eravamo esauste. Non so, perché noi abbiamo lavorato moltissimo, ma nessuno ci ascoltava. Non so, come dire, era come se non entrassimo dentro, come dire, nella discussione generale sulla città, sulla casa, la città, eccetera. E anche in quel momento, poi abbiamo capito che non c'era, adesso per rifarsi a quello che diceva Lea sulla soggettività, oggettività, che non era soltanto una questione di mettere insieme le cose, ma abbiamo anche, siamo andati a tentare di capire che cosa voleva dire presenza, come dire, e come anche la presenza, come dire, nella casa, diciamo, nel lavoro di cura, come dicevamo, fosse qualcosa, come dire, di molto forte, che poteva insegnare a tutti, alla società, come... Ecco, allora ci siamo più, come dire, concentrate su quella cosa lì di far venire fuori la grande ricchezza, le competenze, le cose multiversali delle donne rispetto a quelle universali degli uomini, insomma. Per cui si è come spostato il discorso, tanto che per esempio io che mi sono occupata per 20 anni di conciliazione in tutte le sue varie forme, condivisione, conciliazione, eccetera, eccetera,
poi a un certo punto, come diceva Gisella, come dire, ho capito che adesso quando si parla di questo problema è come se lo si inventasse adesso, come se i nostri 20 anni fossero passati. E mi sono mi sono stufato, ho detto vabbè, sapete cosa fate, vedetevela voi, non lo so, non ho più voglia di entrare, mi sono buttata in altri argomenti, nella vecchiaia eccetera, ma è questo, è come se fosse qualcosa che mi fa star male per il fatto che in fondo non è stato preso, non è diventato una politica pubblica, una politica, insomma, è come se le donne che sono le vere artefici della cittadinanza, come dire, che sono quelle che sono alla base del codice di cittadinanza, fossero state completamente, negate. Ecco, questo, come dire, mi ha fatto venire un gran magone e anche una gran voglia di dire, ma cavolo, non possiamo mica buttare via tutto il lavoro che abbiamo fatto. Volevo dire solo questo perché poi tra 10 minuti devo chiudere purtroppo, ma mi è molto piaciuto e vi seguirò anche i prossimi. In particolare Gisella, mi è molto piaciuta. Marina? Senti, prima che tu vada via, sì. Qualche giorno fa stavo parlando con una giovane donna che lavora in telelavoro, e gli ho chiesto appunto come se la passava. Lei lavora in una grossa impresa, Leni o Lenel, insomma, una grossa, e mi diceva che da un po' di tempo la possibilità di modulare gli orari di lavoro era stata, insomma, si era stata introdotta in azienda la possibilità di modulare l'orario in ingresso e in uscita, che quella era stata una grande battaglia del sindacato, lei la scriveva al sindacato, e che in realtà erano tutte molto contente di poter avere una flessibilità di orario in entrata e in uscita. Questo delle flessibilità di entrata in orario di uscita è una delle conseguenze anche del lavoro che avete fatto, quindi non direi che è stato tutto buttato via. Lo chiedevamo già a quell'epoca comunque. Esatto, il paradosso è che adesso questa flessibilità in entrata e in uscita col telelavoro si è ribaltata in negativo, perché diventa un orario molto esteso, dalle 8 di richiesta di presenza. Comunque appunto, per dire che forse alcune cose sono state assimilate semplicemente, cioè sono entrate nella prassi dei luoghi di lavoro almeno parzialmente, quindi come io stessa prima dicevo sono rimasta un po' sconvolta dal fatto che sembra che sia scomparso tutto, però questa testimonianza di questa ragazza mi fa pensare che forse non del tutto è stato così, e una delle spiegazioni che ecco, no, quindi, e poi va anche detto che, sempre guardandoci indietro, le unioniste facevano la battaglia per il divorzio ai primi del Novecento, poi ci sono voluti 75 anni perché si andasse, quindi non per avere uno sguardo evoluzionista e per forza tendente al progresso. No, ma ci sono queste esperienze nelle aziende un po' più illuminate, ci sono state, eccetera, però sono state esperienze ancora molto sporadiche. Senti, io ero rimasta sconvolta, ti assicuro, sconvolta, in una ricerca che avevamo fatto in provincia di Venezia, sulle donne che avevano abbandonato il lavoro dopo la nascita del figlio, abbandonato, naturalmente. Beh, c'era una che era rimasta, era da sola, perché i nonni erano in Calabria, il marito era in giro, insomma, era da sola con questo bambino. Vabbè, passato il periodo, come dire, della maternità, delle condizioni di parentale, insomma, lei doveva tornare assolutamente. Allora cerca che ti cerca, in azienda non le davano le cose, insomma, aveva trovato un nido che le prendevano il bambino, sai che quando si porta il bambino al nido bisogna portarlo dentro e spogliarlo, no, le educatrici dicevano tu ce lo butti dal finestrino, lo spogliamo noi, non preoccuparti, perché il nido apriva alle 7:30 e lei avrebbe dovuto essere alle 7:30 in fabbrica, arrivava in fabbrica alle 7:40. Per questa cosa qui
è andata avanti, l'hanno licenziata, poi insomma processi, non finire, è finita in ospedale psichiatrico per questa cosa, va bene? Ecco, per dirti come era accolta, diciamo, questa cosa. Per cui è vero che ci sono delle esperienze, ci sono assolutamente, sì, ma insomma ancora il modello è proprio, come si dice in gergo aziendale, male oriented, fatto per gli uomini, fatto, come dire, ancora nel fordismo per gli uomini e solo per gli uomini. E nessuno capisce, quando poi io mi arrabbio, quando poi qualcuno dice, ah sì certo, le donne sono bravissime, ma le donne non sono bravissime perché sono in generale, ma perché portano la complessità della vita anche dentro l'azienda. Questa è la grande cosa delle donne, come dire, perché uniscono le cose. Ecco, vabbè, volevo dire questo, ci sarebbe da fare un lungo discorso, ma insomma, come dire, mi faceva piacere ricordare e anche sapere che, insomma, certo, sarà una lunga battaglia. Qualcuno alza la mano? Apritevi il microfono direttamente. Tutte ammutolite? Che succede? Vabbè, allora racconto una cosa anch'io, poi se siamo tutte mute andiamo a mangiare, che a proposito di pubblico, sì, di soggettività, io ho abitato per 15 anni in un monolocale di 15 metri quadri con il mio compagno. E quando a un certo punto ho avuto la possibilità di un aumento di stipendio, che abbiamo deciso di comprare casa, si è posta il grande dilemma se avendo un budget che era abbastanza limitato, restare a Milano e quindi accontentarsi di un due locali, a proposito di quel deficiente che citava prima Gisella, oppure andare molto fuori Milano per avere una stanza in più, perché essendo io fra i 35 e i 40, il tema era: mi riproduco o non mi riproduco? Questa impossibilità di avere una stanza tutta per me è stata il fattore, cioè nella ambivalenza rispetto al mio desiderio di maternità, quindi nel non essere 100% convinta, è stato quello che mi ha fatto decidere alla fine. Cioè, è stato proprio il fatto, l'elemento concreto che mi ha fatto scegliere di non riprodurmi, di non diventare madre. Perché questo avrebbe voluto dire appunto l'associavo proprio allo spazio, cioè al non avere una disponibilità di spazio, o comunque al dovere di apprendere a dover fare una scelta che mi portava lontano da Milano e quindi lontano da quella rete di relazioni che avevo costruito, relazioni politiche, di cui tu hai detto prima, quindi sradicata da una comunità. Mi ci hai fatto ripensare tu, interpellandola la soggettività. Non so se a qualcuno interessi, però appunto come poi appunto le dimensioni dell'abitare siano anche qualcosa di molto concreto che spinge le persone a fare delle scelte piuttosto che altre. E guarda caso ritorna in ballo il tema del lavoro di cura. Forse appunto veramente i cambiamenti sono talmente lunghi che ci vorranno ancora decenni.
Guardate, questo nostro incontro oggi, anche di pensare a cosa dire, così mi ha fatto venire voglia di tornare a fare un lavoro sulla casa. Io mi ricordo che subito dopo la mia tesi di laurea e quando è uscito il libro, che poi è la mia tesi di laurea, siamo andati da fare, con cui io mi sono laureata, ed io andava, siamo andati a diversi incontri, no? E mi ricordo che questi incontri con altre donne su che cos'è per te la casa, no? Che cosa ti lega a questa casa, che stanza vorresti avere, hai voglia di una stanza tutta per te e così via. È stato uno dei periodi, mi ricordo, più belli della mia vita, perché uscivano delle storie straordinarie e c'era una vita, no, che veniva raccontata attraverso il racconto del rapporto con la propria casa, che è appunto un rapporto che noi abbiamo, le donne abbiamo antichissimo, molto molto interessante, e uscivano delle storie straordinarie. Questo ad esempio è un tema che non, anche questo che non pratichiamo più da molti anni, cioè da molti anni non, come donne non ragioniamo più su che casa vogliamo, no? Per fare che cosa, no? Sì, poi ogni tanto succede che, ad esempio, escono questi articoli sull'esperienza del co-housing, e allora tutti, ah sì, prendiamo una casa in campagna, andiamo a vivere tutti insieme. Ma sembra più come dire quei desideri, no? Come appunto prendere, stare un anno e girare il mondo, insomma. Ma non diventa, come dire, un tema politico, anche di riflessione e di proposta politica. Non sento dire dalle donne, ma io stessa, da molti anni che come dovrebbe essere questa casa, per fare che cosa, che tipo di casa. E siamo in una città dove di case nei prossimi anni ne verranno costruite tantissime, ad esempio, in tutte le aree di trasformazione. Eppure non c'è un ragionamento, una proposta nostra su come dovrebbero essere queste case. Ma volevo solo aggiungere che siccome Gisella giustamente, aveva messo l'attenzione sul fatto, e l'ho sentito, lo confermo, perché il dibattito questa mattina a tutta la Radio 3, tutta le città ne parla, era proprio su. Allora non era appunto questa l'idea che bisogna cercare dei luoghi, io dico dei luoghi di riparo, di fuga, no? Rispetto alla città, no? Quindi si parlava di andare a vivere in campagna, insomma, e l'impressione che ho è che mentre questa pandemia dovrebbe portarci a ragionare, a riflettere, a capire che cambiamenti possiamo fare rispetto proprio alla casa e la città. Sono quelli i due luoghi che sono entrati, no, si sono scoperti proprio, no, in tutte le loro mancanze, in questa pandemia. E invece l'impressione che si ha è che la gente cerchi le vie di fuga. No, no, che cerchi proprio di distogliere lo sguardo, non di dire, ma, neanche di chiedersi quanto ha contato, no? Per esempio, l'inquinamento delle città, quanto hanno contato tutti i modi di vivere finora, no? La casa e la città, quanto hanno contato, no? Le nostre abitudini, l'habitat nel senso etimologico che diceva Eleonora, delle nostre abitudini anche nell'arrivare a questi disastri. Prima della pandemia avevamo registrato altri disastri, no? Ecologici, eccetera. E invece la mia impressione è che la tendenza, purtroppo, no? Abbastanza forte, se non dominante, è quella di invece di fuggire, di andarsene, di seconde case, io le terze case. La gente, molti, appunto, anche, io dico, capisco bene, ma usano le loro seconde case come riparo. No? Da quello che sta succedendo nelle città. Quindi è un problema. Bisogna capire anche soggettivamente come ci muoviamo, no? Perché razionalmente capiamo quali sono i disastri, forse, però poi soggettivamente le contraddizioni sono tante, no? Che cosa, come usciremo? Io non lo so come usciremo, se usciremo e come usciremo da questa pandemia, con tante, è vero, con tante consapevolezze in più, ma anche con tanti tentativi di svicolare, con tanti tentativi di trovare delle vie di fuga, in sostanza, si salvi chi può. Io sono un po' pessimista su questo. E quindi non lo so, io vorrei che questo tema della casa si fosse interrogato
appunto a partire dalle nostre vite, che nelle nostre vite c'è anche tutto il lavoro che abbiamo fatto, come capisco benissimo la Marina Piazza, che tanto ha dedicato insomma a questi temi, anche devo dire spesso nell'indifferenza e nel disinteresse di tante donne femministe. Anch'io non ho fatto l'attenzione dovuta, no, a queste questioni, i tempi, i luoghi. Sono nate tante esperienze, ma forse anche molte di noi del femminismo non le hanno valorizzate o non vi hanno fatto attenzione quanto meritavano. Quindi interroghiamoci davvero sul fatto che come dire, di cosa succede, come ci comportiamo noi, quali sono poi le nostre contraddizioni. Scusa Lea, sì. Un attimino, c'è Maria Enrica Castiglioni che si è prenotata, però sì, voglio leggervi Costanza che sì, dice aspettate, perso. Per me la casa è legata alla terra che coltivo e alla terra dei prati e del bosco che sta intorno. Poi c'è Mariuccia Campolo, scusate, io sono di Cosenza, credo che un tema nel tema è il differente approccio tra nord e sud. Ecco, adesso se Maria Castiglioni vuole aprirsi il microfono, prego. Sì, buonasera a tutte, grazie moltissimo di questa occasione per parlare di donne e di città. Ciao Lea, mi fa moltissimo piacere vederti, tantissimo, grazie. Ciao. Volevo mettervi al corrente a proposito di donne che osano progettare la città, che esiste questo gruppo a Milano già da tanto tempo, da tanti anni, che si chiama Le Giardiniere e che si stanno occupando di una vastissima area dismessa, un'area dismessa dall'esercito, una ex area militare. Comunque, per farla breve, quello che volevo comunicarvi è che noi abbiamo progettato, ecco, cioè che la nostra azione non si è limitata e non si limita a contrastare i progetti decisamente bulimici della nostra città a livello edificatorio, ma abbiamo incominciato a progettare, a ipotizzare che cosa avremmo voluto e vorremmo sull'area che è, su cui imperversa il piano regolatore, il piano PGT, con degli indici volumetrici pazzeschi, per darvi un'idea, pari a un 4 Pirelloni, non esagero, 4 Pirelloni si vorrebbero costruire su un fazzoletto, peraltro su un fazzoletto. E quindi noi abbiamo incominciato abbiamo fatto proprio un progetto su una parte di questa area che è la parte vincolata dal Ministero dei Beni Culturali, in quanto lì vi erano dei magazzini militari degli anni 20-30 e si è ritenuto, pur demolendoli, che però avrebbero dovuto essere ricostruiti conservandone l'aspetto originario, cioè vale a dire la tipologia a borghetto. E quindi su questa tipologia a borghetto noi ci siamo inserite con la nostra fantasia di una città e di un borgo a misura umana e abbiamo appunto messo in piedi un progetto che abbiamo intitolato Borgo Prossimo. Borgo Prossimo vede la partecipazione di per ora 8 soggetti che sono peraltro nel loro campo tra i maggiori soggetti appunto a livello di programmazione no profit a Milano, intendo dire nell'ambito del social housing, appunto delle case popolari, nell'ambito della gestione dei bambini, degli asili nido, nell'ambito della gestione dei ragazzi, degli adolescenti, e poi nell'ambito del riciclo, nell'ambito dell'assistenza alle persone disagiate, nell'ambito della ristorazione e della commercializzazione di prodotti a chilometro zero. Quindi ci sono appunto queste associazioni molto conosciute: Slow Food, La Cordata, Coine, Comunità Nuova, Giacimenti Urbani, Genera, eccetera. Allora, perché vi dico questo? Perché quando delle donne progettano,
lo progettano pensando, almeno a noi è venuto così, pensando ai bisogni delle persone, ai bisogni, ai nostri bisogni, cioè su, come, dove ci piacerebbe abitare. Ecco, Lea parlava del paese nella città. Borgo Prossimo ricrea l'idea del paese nella città, no? Sia perché contestualmente il contesto si presta, diciamo, a questo, anche perché affaccia su un enorme parco di 35 ettari di verde, adesso abbandonato, ma non dalla natura naturalmente, rinaturalizzato, è praticamente la vasta area della Piazza d'Armi di Via Forze Armate, quindi è un posto dove non si può entrare, noi siamo entrate continuamente in questi anni naturalmente, e sono 35 ettari di verde, quindi sia dove ci piacerebbe abitare dove c'è un rapporto, un nesso molto forte tra l'artificio urbano e la natura, e lì è così. Cioè, a me piacerebbe abitare non in una palazzina dove sto in Piazzale Gambara, circondata da altri palazzi dove non c'è neanche un fazzoletto di verde. Mi piacerebbe che la mia casa fosse inserita in un borgo, il quale borgo avesse un rapporto molto stretto con gli spazi della natura dove coltivare. Infatti noi abbiamo anche progettato, abbiamo anche il progetto sul verde, sui 35 ettari della Piazza d'Armi. Quindi abbiamo progettato, se vogliamo, la città del sole, ecco, dove c'è un rapporto umano e non prevaricatore, non stupratore della città nei confronti della natura. Allora il problema, quando noi, quindi per dire un po' a Gisella, no? Gisella, tra l'altro anche io l'avevo contattata, no? Gisella, perché nel nostro entrare abusivamente, più o meno abusivamente, insomma, nella Piazza d'Armi, noi abbiamo anche partecipato a questo concorso che era stato organizzato dal Comune sui talenti delle donne, e quest'anno in realtà avremmo dovuto in Piazza d'Armi organizzare, l'abbiamo tutto in testa ma non l'abbiamo potuto realizzare, comunque la nostra iniziativa che si intitola Didone e le altre. Didone è la mitica fondatrice di Cartagine, quindi più progettista e più urbanista di lei non c'è nessuno, quindi e le altre sono le architette che nel corso dei secoli che ci sono state fino ad arrivare a Jenny Jacobs, passando per Plautiglia eccetera, e quindi abbiamo messo in piedi, diciamo, questa iniziativa che ci sembrava, ed è molto interessante perché nessuno ha tirato fuori dei recessi e dai magazzini, dagli scantinati della storia, le donne progettatrici di città, a iniziare dalla mitica fondatrice. Ecco, quindi per dirvi che, allora, che cosa succede? Noi abbiamo fatto questo progetto si intitola Borgo Prossimo, ma che cosa ne facciamo? Come lo collochiamo? Perché noi agiamo all'interno di un contesto, no? Cioè di un contesto con un piano regolatore, con un piano generale del territorio che lì ci vuole mettere quattro pirelloni. Allora, questo è il nesso, secondo me. Quando si parlava prima che le nostre grandissime intuizioni stupende, i tempi della città, per carità, cioè fa pena, solo strazia al cuore pensare a questa operaia di cui parlava prima la Marina Piazza, che buttava il bambino nella finestra della... Cioè, veramente, sappiamo di che cosa è fatta la vita, la materialità delle donne, anche di mia figlia, con due figli, che si deve scapicollare, accompagnare uno da una parte, e non hanno gli orari in sincronia. Cioè, quello delle medie c'è un orario che coincide con quello delle elementari, in modo che le madri siano ubique, no? Dovrebbero essere ubiquitarie, accompagnare in contemporanea uno da una parte e uno dall'altra. Cioè, siamo a questa follia, tra l'altro, no? Quindi sappiamo noi che cos'è lo strangolamento di una città che prevede solo tempi al maschile, maschili, organizzati per una testa di uomo. Ecco, per dire, allora, però come facciamo? Ecco, si diceva, anche quelle bellissime intuizioni. Parlo spesso con Sandra Bonfiglioli, che conosciamo tutte, insomma, appunto una delle fautrici dei tempi, delle fondatrici di questa
con i da fare, eccetera, ma allora il problema è collocarli. Cioè, non è che ci manchino le intuizioni, perché Borgo Prossimo è davvero la città del sole, ma in una città maschile, bulimica, che satura tutti gli spazi, compresa anche l'aria, no? Satura l'ossigeno, ci toglie il respiro e ci toglie gli spazi, che sono le due cose fondamentali per poter vivere, spazio e respiro, il movimento e l'aria. Cioè, come collocare queste nostre bellissime intuizioni? Cioè, non mi stupisce il fatto che da Barcellona ci chiamino e là c'è una non c'è più la sindaca, mi pare, no, la da Colau, ma c'era un altro. Comunque, insomma, che facciano tesoro all'estero di nostre cose e che in Italia, a Milano, cioè questa storia dei tempi delle donne, eccetera, non è per niente attuata, non c'è, non esiste. Allora, il nostro problema politico è di avere un senso molto pratico, no, delle nostre intuizioni, cioè di capire come metterle, non solo come idearle, ma come poi dargli le gambe, metterle al mondo davvero, partorirle e farle camminare. Altrimenti rimaniamo un po' nell'ambito delle belle parole, delle belle intuizioni, ma ecco, io a volte sconto un po', devo dire, sconto un po' questa mancanza, noi donne peraltro, il che è veramente paradossale perché abbiamo un senso pratico della Madonna, però sconto a livello poi politico, sullo scenario della politica metropolitana milanese, ecco, che è una politica chiaramente governata ancora, tuttora, dagli urbanisti, dai maschi, sconto una nostra enorme timidezza e anche, capite, cioè un porre la questione ma poi lasciarla lì, cioè non prevedere che questa creatura deve essere vestita, deve essere protetta dal freddo e quindi dagli attacchi, no? Da quello che è la reazione dall'altra parte, cioè che cosa vuol dire, che cosa ha voluto dire per noi fare un progetto e non lasciarlo lì, noi gli vogliamo dare le gambe. Quindi per noi vuol dire andare a chi potrebbe dargli ad esempio i soldi, vuol dire andare dall'assessore, vuol dire dargli le gambe concretamente. Quindi dobbiamo, e in questo senso poi magari le prossime volte vi posso anche aggiornare su questi passi concreti che stiamo facendo, dove tra l'altro badate molto spesso nelle organizzazioni varie, eccetera, anche economico-finanziarie, si trovano ai livelli apicali le donne ci sono adesso, non ci sono solo uomini dall'altra parte, ci sono donne. Quindi è molto importante anche, cioè, trovare le parole per dirlo e per coinvolgere anche queste donne. Quello è io credo ormai il punto cruciale, no? Lo snodo in cui dopo 40 anni di femminismo e di intuizioni sicuramente geniali e con una grande ricchezza umana, ma quando dico umana intendo dire proprio per il mondo, ecco, cioè questo mettere al mondo il mondo, che ci siamo ripetute tante volte, a questo punto dobbiamo, io penso che occorra avere anche il coraggio di dire le gambe per metterlo al mondo, gliele diamo e lo mettiamo davvero nel mondo, ecco, non basta metterlo al mondo, bisogna dagli le gambe perché cammini nel mondo, e su questo io penso che tra di noi, ecco perché anche queste occasioni di incontro preziosissime, e quindi figuriamoci il corpo, la polis, le donne sono il mio pane quotidiano, vorrei che ci si confrontasse anche a livello di esperienza come poi farle, no, crescere, progredire mettendole nel mondo queste bellissime cose che abbiamo pensato. Il pensiero delle donne è di una ricchezza straordinaria e credo, insomma, che tutte noi non potremmo più vivere senza questo pensiero, saremmo acefale, proprio perché abbiamo deciso che questo è il pensiero su cui vogliamo andare avanti. Però io penso che adesso occorra anche osare, andare oltre e non solo pensare, ma attuare un pensiero legato sempre di più alla pratica, all'esperienza. Grazie. Grazie. Grazie a te. Prima di dare la parola a Bruno Orlandi, vorrei dirvi, parecchi sono usciti e hanno salutato. C'è un messaggio da Pensa che dice molto interessante la relazione
stavo riflettendo sull'ascito di Plautilia riguardante la parola architettrice. A me piace tantissimo e così chiamerei tutte le architette. Ciao, alla prossima. E poi complimenti alle giardiniere, saluti, grazie. Per me il passaggio alla città è stato diverso da Lea, ma anche per me la città è stata libertà e mi ci sono trovata bene. Eleonora, Gianna, bisogna avere un progetto politico, strategico come donne, non bastano i piccoli progetti. Eleonora, infatti non ne farei una questione di genere, il neoliberismo è una realtà molto concreta, i progetti dei tempi della città erano finanziati dall'Unione Europea, avvivavano le briciole, finite anche quelle. Ecco, adesso Bruno Orlandi, grazie. Ah sì, grazie, sarò velocissima vista l'ora. Ecco, secondo, dal mio punto di vista, appunto, la lezione che mi arriva da questo seminario, insomma, lo stimolo è proprio quello di voler sviluppare in qualche modo una pratica volta a ricostruire le relazioni tra persone a livello di prossimità. Lo diceva prima Lea, non è che ognuno di noi, sia che sta in città o che sta fuori, vuole cercare una via di fuga. Per chi lo fa, in un qualche modo non tutti e non tutte hanno la possibilità di potersi interfacciare con il virus, abbiamo tante fragilità, per cui in questo momento ricostruire questi spazi che in un qualche modo sono essenziali, se pensiamo ad esempio alle brigate di solidarietà che hanno in un qualche modo ricostituito una rete sociale all'interno di quartieri e una rete sociale anche di prossimità, il famoso lavoro di quartiere, ma che in un qualche modo, se vogliamo partire da noi, possiamo in qualche modo, a me veniva questo termine, creare uno spazio, un laboratorio relazionale, cioè cominciamo a capire come ci possiamo interconnettere. Io ad esempio cerco di farlo, cioè le mie vicine, le persone a me vicino, cerco di curarle, cerco di mettermi in una relazione più stretta nonostante il virus. E quindi questo, vorrei che ci lasciassimo con questa domanda. È vero che servono anche delle grandi battaglie, in parte le stiamo facendo. C'è un movimento femminista in Italia, a partire da Non Una di Meno, che lo sta facendo. Però cerchiamo di interrogarci a partire da noi su come possiamo anche, magari al fine di questi seminari, costruire questo spazio relazionale. Ecco, questa è la domanda che porrei. È possibile per voi? Ho finito, Sì. C'è un messaggio da Gianna, abbiamo davanti il Recovery Fund, e Gaia del Negro che dice grazie. Grazie a Valeria, grazie a tutte, tante informazioni, tante idee, prima esperienza LUD per me, a presto. Giovanna De Lucia. Apri, grazie. Eccoci. Allora, buonasera a tutte. È stato molto interessante sia la relazione di Eleonora che di Gisella e sono super sollecitata su moltissimi temi che sono stati affrontati questa sera. E, ad esempio, mi ha colpito molto quello che raccontavate rispetto al vissuto soggettivo delle persone durante questa pandemia. Ed effettivamente ho incontrato anch'io nel mio lavoro come psicoterapeuta un incremento di ansia, di stress, ma come anche valutare la casa, lo spazio in cui poter poi confrontarsi, quindi come impattava lo spazio fisico a disposizione di ogni persona per fare psicoterapia, la presenza di una connessione, la presenza di altre persone in casa, avere o meno una privacy, quindi tutti aspetti collegati con lo spazio fisico che noi viviamo. E non sono tanto d'accordo con Lea quando dice
che stiamo fuggendo dalla città. Per esempio, personalmente vengo da un posto di origine rurale, ho vissuto in Basilicata fino ai 18 anni, poi mi sono trasferita a Roma, poi ho vissuto a New York, ho vissuto in Spagna e adesso sono da 7 anni a Milano. E l'idea che, cioè, sono d'accordo con l'idea che la città ci consenta di avere un anonimato, una libertà maggiore, però sono anche dell'idea che bisogna poi seguire il soggettivo. Il soggettivo, per esempio, per me è indispensabile avere la natura. Mi ha colpito anche l'intervento di Maria Enrica Castiglioni rispetto a questo progetto che parlava, se ho capito bene, alla periferia di Milano. E per esempio, forse al di là del insomma, di questi nuovi finanziamenti a causa della pandemia, potrebbe essere un'alternativa all'agricoltura sociale, che va a coniugare un po' l'aspetto di produzione, di inclusione sociale, di coesione sociale con l'aspetto anche naturale. Quindi mi sembra che questo fenomeno che ci troviamo ad affrontare adesso, come la pandemia, metta insieme un po' tutto. L'inquinamento, che sembra poi veicolare maggiormente questo virus, le solitudini e le nostre case, se sono grandi, se hanno grandi terrazzi, come immaginava quell'imprenditore, le necessità poi di relazione, che sono fondamentali. Quindi, al di là delle nostre condizioni, io sono certa che come esseri umani, ma ancora di più in quanto donne, noi abbiamo una capacità innata, che è quella di essere flessibili. Quindi quello che dobbiamo trovare adesso è una nuova strada davanti a questa pandemia, davanti a questa... perché siamo così tanti in città, viviamo in spazi così piccoli. Forse anche questo, dal mio punto di vista, non è proprio naturale. Ci dà anonimato, ci dà libertà, ma ci toglie anche qualcosa, ci toglie spazio, ci toglie la visione di, anche meditativa, di benessere. Quindi forse questa nuova... Poi per lavoro penso sempre che i momenti di crisi siano generativi di qualcosa, quindi dalla sofferenza, da questa sofferenza che tutti in maniera personale stiamo affrontando, chi in un modo, chi in un altro, possiamo magari, se ci teniamo insieme, se troviamo dei collanti, creare qualcosa, che sia in città, che sia alla periferia della città, che sia immerso nella natura, dove però c'è sempre questo bisogno indispensabile per noi esseri umani di relazione. Ecco, quindi sono stata super sollecitata e felicissima di aver partecipato a questo incontro e spero di poter dare anche il mio contributo nel prossimo modulo. Vi ringrazio tutte. Grazie. Non so, dite. Lea, sei senza microfono. Lea, il microfono. Vedo che sta parlando. E dire che l'aspettiamo al secondo. L'avremo con noi come relatrice nel secondo seminario. Forse dobbiamo decidere anche un orario, però, no? No? Prima che vadano via tutte, vedo che la metà sono andate. Sì, sì, grosso modo sì. È vero? Quindi possiamo anche decidere. Poi ci ritroviamo a gennaio con gli altri due seminari. Possiamo continuare questa interessante discussione. Chiudiamo qui. Ok, posso fare solo una battuta, visto che c'era molto insomma, in diversi interventi, incluso il mio, ha prevalso il perché abbiamo fallito, dove sono finiti tutte, insomma, non fallito, ma comunque questo grosso interrogativo su dove, perché i progetti non, cioè, insomma, perché non si è fatto tesoro di quell'esperienza. E se Lea ci invitava un po' a riflettere, che è un po' il tema su cui punta su cui sempre insiste Lea, cioè quanto nelle battaglie politiche riusciamo a metterci anche una dimensione di soggettività e di vissuto che rende anche empatiche e attraenti e eleganti le nostre battaglie. Io su questo sono d'accordo. Aggiungo però che credo che ci sia anche una forte dimensione di contingenza storica, cioè, vabbè, poi l'ho scritto nel messaggio, è anche una questione di rapporti di forza.
Milano è comunque uno degli epicentri del capitalismo finanziario italiano, quindi tutte le azioni che facciamo, anche di riconnessione di comunità locali, io stessa partecipo alle brigate di solidarietà nel mio quartiere, sono senz'altro modi di resistenza e di riconnessione di ciò che è stato distrutto, però io questa dimensione del neoliberismo e della violenza del capitalismo sulle vite, non, cioè comunque la terrei sempre presente. Stiamo andando stiamo veramente andando contro un gigante potente che schiaccia, quindi tutto sommato non è solo colpa nostra, ecco, questo volevo dire. Non so se siete d'accordo o se no. Non volevo avere l'ultima parola, ma... No, io sono d'accordo. Perché conto di tutti e due queste componenti, questi due aspetti. Non sottovalutiamo, certo, come dire, quello che è l'ordine esistente, il sistema di potere. Queste, non mancano le analisi su quello. Secondo me manca invece poca riflessione sul perché poi noi, come dire, ci adattiamo, sul perché rinunciamo alle battaglie, sul perché comunque non le vediamo spesso. Insomma, io insisto sulla soggettività, perché anche l'ho vista in 50 anni di femminismo, mi sono resa conto di quanto come dire, ci indebolisce ogni volta, no? Il fatto che appunto la maggior parte delle donne continua a comportarsi secondo dei modelli che sono quelli interiorizzati da secoli, da sempre, no? Se noi non avessimo dentro, no, le stesse logiche di dominio, le stesse logiche, le abbiamo, le esprimiamo magari in modo diverso, non abbiamo potere, ma abbiamo interiorizzato delle logiche di potere, delle logiche comunque che stanno dentro quel sistema di potere. Quindi, come dire, la parola adesso è sensibilizzazione. Negli anni 70 dicevamo presa di coscienza, non basta, come dire, la conoscenza non basta, è la presa di coscienza, secondo me, che non ha marciato adeguatamente. Le donne scrivono delle cose straordinarie, fanno delle analisi interessantissime, pubblicano una quantità di libri su tutti i problemi della vita sociale, della politica, eccetera, però ecco, io mi chiedo, noi abbiamo, riusciamo a esprimere ancora poca ribellione, poca forza collettiva, forza di cambiamento. Perché? Perché io sono convinta che ancora c'è molto lavoro, abbiamo abbandonato troppo presto la presa di, lo scavo dentro noi stessi, la presa di coscienza, che vuol dire modificare degli equilibri dentro di noi, no? Le famose abitudini, cosa sono se non degli assetti che hanno radici profonde dentro di noi, no? Che tengono in piedi degli equilibri anche alienati, no? Lo sappiamo bene, le donne sopportano delle violenze nel privato come nel pubblico, ne sopportano tante, no? Per dire che io mi meraviglio sempre che anche come quando vedo donne del femminismo che si sono battute per non essere solo madri e che oggi invece fanno un lavoro come nonne pesantissimo, no? Si occupano dei figli, delle loro figlie, ma si occupano anche di mariti più anziani, di genitori centenari. Quindi perché? Chiediamoci perché. No? Perché tanta capacità di sopportazione? Che cos'è che le tiene ancorate? No? Quindi a mio avviso è enorme il lavoro che c'è ancora da fare sulla presa di coscienza, sul modificare degli assetti, ripeto, delle visioni del mondo, delle logiche di comportamento che abbiamo dentro, inconsapevolmente dentro. Quindi sono d'accordo con Ele, tenere insieme soggettività e oggettività, ma vedere continuamente i legami, i nessi che ci sono fra questi due, fra questi due aspetti della nostra vita, della nostra esperienza e che incidono sulla nostra pratica politica. Io non manca la cultura femminista, cultura femminista ce n'è tanta, mancano pratiche di cambiamento profondo, no? Dei modelli e della soggettività. Comunque, ecco, scusate, c'è un messaggio di Gianna, sì, che dice: concordo con Lea, la difficoltà è mantenere un approccio complesso che tenga insieme i vari piani, evidenziandone le connessioni. Gianna. Vabbè. Poi mi pare che funzioni bene
anche solo anche prendere parola, io ci tengo, va bene le chat, i messaggi così, però costringe in qualche modo, mentre si sta ascoltando passa sotto la chat, e solito io faccio una gran fatica a te dietro a ascoltare e nello stesso tempo leggere, no? La, si chiama, come si chiama? Multi qualcosa. Beh, ecco, no, per quello che te li ho letti. Ecco, il brava Novellini, ho apprezzato molto, però io sollecito a intervenire, a prendere parola. È stato molto bello oggi, devo dire, il fatto che non ho sentito, non ho avuto, come dire, rammarico, nostalgia per le nostre in presenza, perché ha riprodotto, a mio avviso, invece una partecipazione. È la forza di noi donne. È la forza che foriamo anche il video, buchiamo il video così. E non andiamo dal chirurgo estetico. Però guai. Faccio un pensierino. Però possiamo cambiare la maglia, mettere i calzerotti. No, si può lavare i capelli prima, per dire, e sistemarsi un po', ma questo va bene, perché no? Certo, certo. Va bene. Scusate. Non c'è nessun altro... Yes. Gianna, no, ma è semplicemente perché sono intervenuta così perché non riuscivo a trovare stamattina. Ecco, troveremo modo la prossima volta. La prossima volta, tu sei relatrice. La prossima volta, va bene, poi ci risentiamo. Grazie, comunque, molto bello a tutte. Grazie a tutte davvero. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Interrompo la registrazione. Ci rivediamo, ci ritroviamo. Interrompo, eh? Sì.